Un paio di settimane fa ho avuto l'opportunità di realizzare un piccolo sogno. Suonare con musicisti straordinari e soprattutto il grande Michele Luppi, It's Not Love dei Dokken, You Are I Know dei Alanis Morissette e Living on a Prayer di Bon Jovi. Ricordo, per chi si fosse perso la mia intervista a Michele Luppi, che stiamo parlando del tastierista e corista dei Whitesnake, il gruppo di David Coverdale, il primo cantante di Deep Purple. E ha anche aiutato alla voce Eric Martin in alcuni degli ultimi concerti di Mr. Big, il gruppo di Paul Gilbert. Insomma, io ero contento come un bambino all'idea di suonare con Michele, ma devo dire che c'è stato un ulteriore valore aggiunto: tutti gli altri musicisti. Diego Galeri, cofondatore di Timoria, Ripo che suona negli Octopus con il fondatore delle Vibrazioni, Gemma Sofia Salvatori e Innocente Folle. Tutto questo in un viaggio indimenticabile con la Rock and Roll Experience. Detto questo, ho pubblicato sui miei social il video della solo di Living on a Prayer, che poi vi mostrerò anche qui, ed ho pensato che poteva essere un ottimo tutorial da realizzare per questo canale. Infatti si tratta di una solo stimolante per chi suona già da un po' con le note singole, ha un po' di dimestichezza con la chitarra solista, ma anche un assoletto che può far venire l'acquolina in bocca a chi deve ancora fare il passo da accordi a chitarra solista. Quindi il discorso è questo: per chi ha sempre suonato con gli accordi e solo per chi è arrivato almeno a questo punto del video, saprà che in descrizione troverete un'offerta super speciale per il nostro corso rapido che ti porta a suonare il tuo primo assolo e la tua prima improvvisazione in 5 giorni, dedicando solo 30 minuti al giorno. Per chi invece ha già dimestichezza con la chitarra solista, oltre ad avere il tutorial dell'assolo, in descrizione trovate il link per scaricare lo spartito e la base musicale per suonare tutto il brano al posto del mitico Richie Sambora. Quindi lo spartito e la base completa di tutto il brano. Bene, se vi piace l'idea mettete un mi piace durante la sigla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e poi partiamo subito. Ciao strimpellari, per chi non mi conoscesse sono David Carels e sono il fondatore della Scuola Chitarra Facile. Attiva dal 2009, l'Ansia ci ha citati come il punto di riferimento in Italia per chi inizia a suonare. Abbiamo corsi digitali, manuali cartacei, lezioni private uno a uno online con i nostri maestri certificati e molto molto altro. Quindi vai pure su chitarrafacile.com se ti interessa imparare o migliorare a suonare. Per prima cosa direi di vedere l'esecuzione della solo live in nave, anche se poi te lo farò vedere anche molto lentamente qui in studio, sia normalmente che lentamente, ed ecco quindi il video che avevo condiviso sui social. Qualche retroscena. Allora, la nave ballava parecchio per via del vento da qualche ora, tanto che metà nave era praticamente a vomitare. Non si nota dal video, ma non era così facilissimo neanche stare in piedi mentre suonavamo. Fortunatamente comunque poco dopo ha smesso. Altra cosa, nel video mi vedete con una Kramer Richie Sambora, o comunque con il modello, diciamo, Richie Sambora, che in realtà era la prima volta che vedevo e suonavo. Io infatti per questioni logistiche non avevo praticamente nessun tipo di strumento dietro, quindi grazie di cuore per chi mi ha fatto i complimenti per il suono, ma a parte chiedere di abbassare il gain il più possibile, il resto non è merito mio. Piuttosto il merito era di Simone, che aveva messo in piedi tutta la strumentazione dagli effetti fino alla testata e cassa. Bene, ricordandoti che puoi scaricare lo spartito e la base musicale dal link in descrizione o sotto al video, direi che possiamo partire con la lezione tutorial sull'assolo del mitico Richie Sambora. Ma io partirei ancora un pelo prima per parlare un attimo del suono. Eccoci qua, allora faccio sentire il suono intanto. (Susurra)
non sono andato troppo a ricercare tutto quello che era di Richie Sambora, quello che usava lui, perché in realtà lui ha cambiato spesso la strumentazione, ne ha usate veramente tantissime di robe. Quindi, cercando di capire il senso di quello che voleva ottenere Richie Sambora, perché più o meno l'impostazione comunque era questa, ho utilizzato le simulazioni che ho qui nel Fractal più vicine a quello che sono i miei gusti in realtà. Quindi sono partito, ovviamente abbiamo l'input che sarebbe il cavo della chitarra che entra in un compressore. Il compressore, quando sono in digitale, lo uso quasi sempre per una questione di dinamica particolare che abbiamo quando siamo in digitale. Quindi compressore che, volendo, se siamo totalmente in analogico, io potrei fare anche a meno. Qui abbiamo un super overdrive che adesso non mi ricordo benissimo, ma credo che sia esattamente la simulazione del super overdrive della Boss. Se così non fosse, comunque è molto simile. Lui utilizzava, se non sbaglio, l'OD3, che è un overdrive fantastico ovviamente, però io ho deciso di utilizzare questo. Comunque anche lui appunto utilizzava un overdrive prima della testata, quindi l'ho messo anch'io. Dopodiché abbiamo la testata, che come vedete qua è Brit Silver, che in realtà sarebbe la simulazione della Marshall Jubilee, che possiamo dire che suona un po' come una JCM 800, comunque sono Marshall un po' modificato, perché comunque non è uguale a una JCM 800, neanche a una JCM 2000, che comunque è una di quelle che utilizzava, anzi sia l'800 che la 2000 le ha utilizzate Richie Sambora, se non sbaglio l'800, comunque la 2000 sono abbastanza sicuro che l'abbia utilizzata. Dopodiché, a livello di cassa microfonazione, in realtà ho usato una cosa comprata, acquistata, già pronta per il mix, quindi non c'entra niente, però una roba con cui io mi trovo bene. Dopodiché, chorus, ho messo un chorus analogico a 4 voci, è molto presente, perché ovviamente magari adesso faccio sentire anche con e senza questi effetti. Per esempio, togliamo il chorus, togliamo il delay e togliamo anche il drive. Così suonerebbe solo ampli, riverbero, che sarebbe l'ambiente, la stanza, e la cassa e il compressore. Quindi molto leggera come cosa. Invece con la spinta dell'overdrive andiamo a saturare molto di più. Quando andiamo ad aggiungere anche il chorus, sentite come cambia il suono. Si è aperto intanto molto in stereo e in più c'è tutto questo effetto chorus e modulazione, ovviamente. E poi, solo per l'assolo, ho aggiunto anche un delay. E ho messo il delay, tra l'altro, che prende anche il chorus, cioè l'effetto chorus, e lo delaya, cioè mette l'eco anche sul chorus. Detto questo, abbiamo questo suono qui, ok? Quindi anche il delay è stereo. Si sente? Non è un ping pong, ma un'apertura stereo, cioè dam, pam, pam, cioè le ripetizioni sono molto aperte in stereo, le sentiamo con un suono molto aperto. Bene, direi che con il suono più o meno ho spiegato un po' tutto quello che ho fatto. Per quanto riguarda la testata, ho messo un drive a metà, il master volume abbastanza spinto perché volevo ci fosse un po' di compressione anche delle valvole, anche se questa è una simulazione. Però ho cercato di utilizzare anche un suono abbastanza tagliente, anche se non è abbastanza tagliente. Potrebbe essere molto più tagliente di così, però ci siamo, insomma, abbastanza credibile come suono anni 80 alla Richie Sambora, dai. Non è ovviamente un lavoro certosino fatto apposta per questa cosa qui, però è per farvi capire, diciamo, un po' l'atteggiamento mentale, l'approccio di Richie Sambora, quindi l'overdrive prima dell'ampli, l'ampli che non è così spinto, ma viene spinto prima dall'OD3. Poi ho utilizzato un super overdrive, poi
c'è il chorus, eccetera, eccetera, insomma. Bene, adesso io direi che è il caso di andare a vedere prima tutta l'esecuzione completa, fatta bene, in modo che tu veda bene come metto le mani, dove metto le dita, eccetera, eccetera, quindi le diteggiature, anche se non utilizzerò le stesse diteggiature che ho utilizzato in quel live che avete visto, ma poi vi spiego le varie differenze delle scelte di come suonare certe note, eccetera, eccetera. Andiamo all'esecuzione e poi spieghiamo passo per passo. Ok, allora nello spartito, come vedi, c'è la parte E dove comincia l'assolo, denominato solo in inglese. Principalmente inizia veramente quando c'è la battuta 81, dove c'è il power slide discendente, qua segna dal dodicesimo tasto. Poi in realtà, diciamo, andiamo a farlo molto a sensazione, cerchiamo di trovare il modo giusto di fare questo power slide anche per quanto riguarda il nostro gusto personale, per esempio. Detto questo, c'è questo power slide nella battuta 81, poi battuta 82, andiamo a fare questa cosa qua. Cosa succede qua? Principalmente andiamo al settimo tasto della quinta corda, quindi abbiamo il Mi, andiamo a fare settimo, quinto, settimo, poi il quinto tasto della quarta corda, due volte il settimo tasto della quarta corda e poi parte un bending di un tono, quindi dobbiamo arrivare qui. In realtà qui poi, come vediamo dalla battuta 83, torniamo giù, quindi, e poi andiamo a fare due volte il quinto tasto della quinta corda. Quindi tutta la prima parte è questa qui. Dopodiché andiamo sulla parte alta, quindi a metà della battuta 83, siamo con, vedete, delle X, perché sarebbe una sorta di rake, cioè questa cosa qua. Però in realtà non è veramente un rake, perché queste note sono veramente situate anche a livello di timing molto precisamente, cioè cioè non è questo che serve solo come effetto sonoro del pre-bending. Qua in questo caso è proprio, tanto che per esempio io in realtà nella versione live qui non ho fatto questo, qua sarebbe tutto stoppato, Poi volendo qualcuno potrebbe anche fare questo, cioè mini bar re, andiamo a rollare l'indice. Però in realtà farlo stoppato è più simile all'originale. Quando andiamo a fare questa cosa, io per esempio nel live preso dalla nave, in realtà io vado a fare questo. Poi in realtà vado a fare un bending alla fine. Questo perché ho voluto aggiungere, diciamo, un po' di, cioè no espressività, perché è brutto da dire, perché poi sembra che non abbia espressività la sola originale, invece ce n'è parecchia. Ho voluto aggiungere un po' di canto melodico, diciamo mio, più vicino a me, quindi. Mentre invece l'originale sarebbe un po' più dritto. Ok,
Qua siamo già andati troppo oltre, infatti abbiamo visto che dopo il dodicesimo tasto stoppato, che fa questo, abbiamo appunto quattordicesimo della prima, cioè suoniamo il dodicesimo della prima corda, quattordicesimo della prima corda sempre e il quindicesimo. Io quello che consiglio, quello che credo faccia Richie Sambora, quindi non quello che ho fatto io in nave, è questo. Quando arriviamo qui, quindi la diteggiatura vuol dire medio sul quattordicesimo e anulare sul quindicesimo, sul quindicesimo facciamo un mini barré perché dobbiamo fare quindicesimo della prima e quindicesimo della seconda. Quindi. Mentre io facevo ok, quindi usavo due dita diverse, un bending, ok. Invece quello che credo sia giusto fare è questo. Poi appunto c'è il dodicesimo tasto della seconda corda, come vedete nella battuta 84, tredicesimo, quindicesimo e poi due volte il bending di un tono. E sulla battuta 85 vedete che torna giù e quindi suona il 15. Ok, quindi facciamo tutta questa parte alta, la prima parte alta. Quindi. Dopodiché c'è questa parte molto interessante, bellissima, perché ci aggiungiamo praticamente un movimento funky all'interno di questa canzone rock. Perché dobbiamo un po' muovere la mano in sedicesimi, come si fa nel funky, quindi. Questa parte qua. Questa parte qua andiamo a farla, tolgo anche il delay per far sentire più chiaramente il passaggio. Praticamente è come se io andassi con la mano in sedicesimi, quindi 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok? Questo è il senso di questo passaggio. Non è che devo vedere, due stoppate, quindi poi questo, poi due stoppate. No, l'idea è ricordati quando suonano le note, quindi usando la plettrata continua in sedicesimi vado a stoppare le corde quando non mi serve che suonino e premere invece le note giuste quando mi serve, quindi. Ok, deve essere una cosa molto easy, naturale. Ovviamente quando si allena, quando uno conosce insomma questo genere di cose funky, poi gli vengono naturali. Qua ovviamente abbiamo mini barré sulle corde 2-3 al dodicesimo tasto, dopodiché 13 e 14, tredicesimo tasto della seconda corda e quattordicesimo della terza. Quindi. E poi qui abbiamo, si torna al dodicesimo, quindi. E poi abbiamo questo è un bending di un semitono dall'undicesimo tasto che fa quindi partiamo, andiamo a fare il bending, torniamo e poi quindi undicesimo tasto della terza corda e poi andiamo a fare dodicesimo della quarta e della quinta. Poi andiamo a rifare quello che avevamo fatto all'inizio della parte alta.
Questa parte è tutta uguale alla prima volta. Solo che dopo torniamo indietro e andiamo a fare il dodicesimo tasto della seconda corda, il dodicesimo della terza, quindi... E poi, appunto, come dice la battuta 89, due volte il bending di un tono dal quindicesimo tasto che deve arrivare alla nota del diciassettesimo. E poi c'è questo passaggio veloce in sestine che sarebbe... Questo passaggio sarebbe questo. Praticamente sarebbe 14, 15, 16 della terza corda, 15, 16, 17 della seconda due volte, quindi... E poi vado a fare... 15, 16, 17 della prima corda e poi il bending di un tono. Quindi. E io questo, per esempio, questo passaggio nella nave non l'avevo fatto semplicemente perché ero lì e cercavo di fare il possibile, diciamo. È un passaggio fondamentale, secondo me, perché sono quelle parti veloci che in realtà molti cercano di distinguere velocità ed espressività. In realtà questo passaggio veloce è un passaggio espressivo. Cosa vuol dire? Che quando vado a fare questo passaggio è per imprimere molta più espressività a quello che sarà il bending finale. Perché un conto è fare solo il bending, un conto è arrivarci a quel bending facendo tutta quella serie di note veloci prima. Detto questo, abbiamo concluso la parte di spiegazione di questo assolo di Living on a Prayer di Richie Sambora, dei Bon Jovi all'epoca. Quindi quello che ti chiedo è, intanto, se ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti al canale per vedere altri video come questi, puoi farmi anche magari delle proposte di canzoni. Andiamo più sugli anni 80, c'è qualche altra canzone anni 80 che vi piacerebbe... studiare a livello di assolo, che magari c'è un assolo abbastanza facile come in questo caso, cioè facile per chi già conosce un po' la chitarra solista, che magari lo prendo in considerazione per fare un prossimo tutorial. Vorrei fare per un po' di cose anni 80, quindi mi piacerebbe che mi deste anche voi dei consigli. Detto questo, ti ricordo che in descrizione c'è il link per scaricare tutta la tab spartito di tutto il brano, quindi anche la parte ritmica, che ovviamente non mi sono messo a spiegare perché è abbastanza banale, cioè per uno che insomma sa leggere uno spartito e una tab è abbastanza semplice, cioè leggendo quello in pochissimo tempo riesci a suonare tutta la canzone perché c'è semplicemente quella parte lì che è molto semplice ed è un loop che va avanti in questo modo, dopodiché ci sono solo power chord, quindi veramente molto molto semplice anche da memorizzare come canzone. Detto questo, mi raccomando, vai su chitarrafacile.com per vedere tutto quello che facciamo nella nostra scuola, che ogni volta ci sono cose nuove, abbiamo libri nuovi ogni anno, abbiamo corsi nuovi che escono ogni tanto, vai a controllare anche il blog con tante novità, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo. Ciao, grazie mille.